Allora, Francesco Acquaroli, ciao, bentornato al Corriere dello Sport. Ciao Carlo, Complimenti, ciao. complimenti per l'appartamento che sembra fighissimo. Non so se è tuo o virtuale, immagino sia virtuale. Comunque, insomma, Penso di ottima sì, idea. penso di sì. Ottima idea. No. Ci siamo quasi. Allora, ci vediamo a distanza, purtroppo, perché di questi tempi virtuale è diventato quasi d'obbligo, purtroppo. Allora, io non so da dove partire perché io ho detto fammi un po' vedere cosa sta facendo Francesca Acquaroli in questo periodo e stai facendo un sacco di cose, nonostante questi tempi bui che stiamo attraversando, tu stai lavorando tantissimo, per fortuna, insomma, sono Sì, non ci contento. lamentiamo, sì. Allora, io partirei dalla serie del momento, mi tocca partire dalla serie del momento, che è appunto Suburra 3, l'ultimo atto, l'ultima stagione. Allora, la domanda che io non so, non si può ancora spoilerare perché uscirà troppo poco tempo, quindi non diciamo niente che possa essere No. compromettente. Però diciamo, le ultime 6 puntate sono, io l'ho vista, sono una bomba. L'hanno vista in tanti e tante ne hanno commentato così. Ti dispiace un po' che è finito questo percorso? Sì, certo, mi dispiace. Dispiace perché sono stati 3 anni bellissimi, è stato un set veramente molto, molto bello, siamo tutti diventati amici, c'è un'atmosfera bellissima, naturalmente dopo 3 anni che sono tanti, è anche giusto che magari arrivi a un termine, anche perché dà quel senso di compiutezza che rende, diciamo, la tristezza della fine la rende un pochino più leggera, no? Perché in fondo abbiamo fatto una cosa di cui essere fieri, una bella serie che sta andando molto bene anche questa terza stagione, e quindi siamo molto contenti. Senti, ti faccio una domanda che faccio a personaggi che come te hanno vestito i panni di un personaggio che è diventato quasi immortale, no? Iconico. Allora, hai paura tu di non riuscire più? Tu, insomma, c'hai tanta esperienza alle spalle, teatrale, cinematografica, quindi non penso, però io te lo voglio chiedere uguale come curiosità. Tu hai paura di non riuscire più a toglierti l'etichetta di samurai di dosso? Sai che questo è un po' un problema che hanno alcuni attori, no? Cioè, è un po' questa etichetta che magari ti può rimanere appresso, no? Che dici? Ti devo dire la verità, ma te lo giuro, non Sì. ci ho mai pensato. Non ci ho mai pensato a questa cosa. Non lo so, diciamo che io non ci ho mai pensato. Poi spero che non si presenti questo problema, ecco, perché sarebbe un problema. Cioè, Un rimanere problema, cioè. incastrati in un personaggio, insomma, per un attore non è proprio una bella condizione, no? È una cosa che poi alla fine diventa una gabbia dalla quale vorresti uscire, anzi, potresti maledire il giorno in cui sei entrato in quella gabbia, cosa che mi sembra impossibile in questo caso, perché sì, è un bellissimo personaggio, come hai detto tu, molti mi dicono iconico, io sono strafelice di questo personaggio, ma non mi sono mai posto il problema. Credo che il personaggio rimarrà lì dov'è, non so come dire, cioè appartiene a questa serie e questa serie apparterrà al pubblico che, diciamo, lo ha amato, ma insomma rimarrà lì. Bene, bene. Allora, facciamo un attimo un salto dall'Italia all'America. Perché? Perché noi ti vedremo anche su Fargo, la quarta stagione, no? Sì. Con Chris Rock. Tu interpreterai ho capito bene, un boss, no? Non sei un boss, giusto? Questo Ebal Violante, chi è? Dunque, io sono il consigliere della famiglia mafiosa italiana, sono il consigliere, quindi non Sì. appartengo alla famiglia, appartengo Ok. però cioè non sono, diciamo, un familiare, appartengo a quella famiglia, ma non essendo un diretto discendente. E poi Ok. succedono delle cose e che non, ovviamente non posso spoilerare. Però sempre di cattivo si parla. Beh, direi di sì, insomma, sì. Siamo sempre lì, insomma. Sei proprio un attore malefico, sei È quindi, si può una dire. roba così, è proprio. Senti, ma mi racconti un po' la differenza che c'è, no? Nel girare.
una serie sul set italiano e una serie sul set americano, no? Ad esempio ci sta Borghi, che tra l'altro insomma è un tuo compagno d'avventura, Suburra, che dice: durante Diavoli la differenza era che in Italia prima del Chuck ci sta l'operatore a fianco che ti dice: oh, la Roma sta a vincere 3-0. E invece in America sono tutti quanti rigidi, eleganti, tutti operativi, tutti quanti focalizzati, concentrati, eccetera. È vero questa cosa oppure no? Che differenza hai trovato? Credo che tutti i set siano uguali. Io questo set di Fargo è un set, come credo anche quello di Alessandro di Diavoli, è un set molto ricco, mastodontico nelle dimensioni. Le persone di media, le presenze di media al giorno erano sulle 250 unità, cioè parliamo di qualcosa tipo quasi il triplo di quello che c'è in Italia durante un... E c'è un'organizzazione spettacolare al dettaglio, non si perde un minuto, non si perde un dollaro, che ce ne sono tanti, ma non se ne spreca uno. E io ho trovato, dal punto di vista del lavoro, in realtà si va come treni, ma non c'era questa rigidità di cui parla Alessandro. Non so, cioè, certamente c'è un ritmo molto sostenuto di lavoro, però l'atmosfera era assolutamente aggreabile. Adesso permettimi queste... Vai, vai, te lo meriti. Ormai sono un attore cosmopolita, tu capisci, non basta l'italiano. No, sta stretto. No, insomma, devo dire che l'atmosfera, anche perché gli attori, a cominciare da Chris Rock, erano molto, molto simpatici, molto carini, e quindi lavorare lì è stato veramente molto... Consentimi... tra virgolette facile, cioè perché artisticamente il lavoro è lo stesso, quindi solo insomma, ecco, lì ci si capisce, senti che c'è un'attenzione, una cura, perché loro vogliono, ecco, questo si sente, loro vogliono la qualità e sanno come raggiungerla, e la si raggiunge anche con la continua presenza attorno all'attore. Cioè gli sceneggiatori sono sempre lì, come c'è un dubbio se ne parla e si risolve, non so come dire, non, e tutto questo rientra in un lavoro di squadra incredibile e a un ritmo veramente sostenuto. Te quando l'hai girata questa serie? Dunque, abbiamo iniziato a girare dunque a metà 20 ottobre. Poi ci siamo interrotti il 15 di marzo per il Covid e poi siamo tornati dall'Europa, solo io, Salvatore e Jessie Barclay, che è l'attrice irlandese, bravissima, che fa, lei è una delle protagoniste di Chernobyl, bravissima. Siamo tornati per un mese ad agosto per finire, abbiamo dovuto fare prima la quarantena e poi abbiamo girato 2-3 settimane. Ok, perché poi parliamo anche di com'è girare all'epoca della pandemia, eh? Voglio sapere a quanti tamponi sei arrivato, poi me lo dici. Senti, ma questa cosa di Fargo è molto bella, perché ci sono due attori italiani, insomma, molto importanti, no? Ci sei tu, ci sta Salvatore Esposito, che è un po' come Suburra contro Gomorra, tipo Alien contro Predator, non lo so come definire questa cosa. Come stavate facendo, tipo, che ne so, sai, nelle squadre di calcio, no? Ci stanno i giocatori brasiliani che stanno insieme, che fanno gruppo, eccetera. Tu facevate più o meno così pure voi oppure riuscivate a... Era una cosa più collettiva. Ma, insomma, Salvatore è di una grande simpatia. A dire la verità, di italiani ce n'erano anche altri due, eh? Ok. Che sono Tommaso Ragno e Gaetano Bruno, che stanno... Ah, è vero, giusto, è vero, Tommaso Ragno è vero, me l'ho scordato. Ad agosto però eravamo soltanto io e Salvatore, di italiani, no, ma con Salvatore è una grande persona, quindi ci siamo trovati benissimo, tra l'altro un grande cuoco. Quindi avete anche mangiato bene? Abitavamo nello stesso palazzo, quindi io spesso prendevo l'ascensore, lo raggiungevo, e si cenava insieme. Devo dire, insomma, abbiamo fatto squadra, è stato... non abbiamo non vi siete sparati?
insomma, no, non ci siamo sparati. Meno male, va? Meno male. Adesso, appunto, per raccontare questo periodo abbastanza pieno di Francesco Acquaroli, facciamo un altro salto e andiamo nella serie che stai girando adesso, o hai finito sì, di girare? Stiamo girando adesso. Che è Alfredo, che è una serie che andrà su Sky, giusto? Tratta dalla storia di Alfredo Rampi, bambino caduto in un pozzo artesiano nel Lazio. Qui invece che ruolo avrai? Finalmente faccio una persona che è stata dalla parte della legalità, finalmente. Mi hanno, capito, arraffato. Da... Esatto. Ho superato il confine, diciamo, e faccio quello che era il comandante dei vigili del fuoco dell'epoca, che si chiamava Elveno Pastorelli, un personaggio molto importante. All'epoca poi divenne il primo direttore della protezione civile, e un uomo molto amato, un uomo che ancora oggi, diciamo, io sono stato lì con i pompieri alla caserma centrale di Roma, l'aula più bella è intitolata a lui, a Elveno Pastorelli, perché lui poi è mancato a fine anni 90. E quindi niente, un personaggio di grande spessore, non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano. Quindi sono molto contento finalmente di poter fare un personaggio di questo calibro. C'è Anna Foglietta che fa la mamma, ci sono tanti attori bravissimi, c'è Vinicio Marchioni che fa Nando Broglio, che era questo vigile che riuscì a mettersi in contatto col microfono, col povero Alfredino che stava dentro il pozzo, e lo aiutò a, insomma, a superare la paura, a superare il disagio. Poi purtroppo la cosa andò come andò. Purtroppo sappiamo il finale, insomma, sì, in questo caso. Sì, da quella cosa nacque proprio la protezione civile, perché ci si rese conto che in situazioni di grave emergenza bisognava prendere le cose da questo, le bombole d'ossigeno dai sommozzatori, le cose, cioè i vigili del fuoco avevano soltanto scale e corde, nient'altro. Quindi hanno inventato questa protezione civile che ha tutto ed è diventata quello che è diventata. Insomma, la protezione civile è uno dei vanti della nostra buona Italia. Senti, a proposito delle riprese di Alfredo, appunto, di Alfredino, tu le stai facendo durante un periodo abbastanza complicato, no? Io sì. Prima facevo la battuta a quanti tamponi sei arrivato, io penso che non abbia fatti parecchi. Uno perché lunedì giro, quindi oggi ne ho fatto uno perché poi quello molecolare ci vuole un po' di tempo. Stai quasi sui livelli dei calciatori di Serie A, in sostanza, più o meno lo stesso numero dei tamponi. Siamo lì, esattamente. Puoi anche scendere in campo. Senti, è un po' più complicato, immagino, no? Girare, oppure per voi attori è più o meno la stessa cosa, cioè una volta che poi avete superato il momento, come si dice, la barricata dei controlli, eccetera, andate sul set ed è la stessa cosa, oppure sì. cambia? No, è la stessa cosa, siamo tutti con le mascherine fino a quando non dobbiamo girare. È la stessa cosa, insomma, si va avanti lo stesso, bisogna andare avanti lo stesso, bisogna insomma, ci mettiamo in testa, dobbiamo affrontare questa situazione che passerà, sono sicuro, e che mentre c'è bisogna farci i conti e andare avanti. Insomma, noi siamo iper controllati e si va avanti. C'è un po' di disagio, ma insomma, superabile, insomma, sì. Assolutamente. Eppure sembra che in Italia il cinema e il teatro, quando si tratta di, insomma, di aumentare i controlli, le chiusure, eccetera, le prime cose che chiudono sono i teatri e i cinema. Sì. Nonostante i contagi siano praticamente pari a zero, c'è stato uno studio recente, insomma, che è uscito più volte, no? In cui c'è stato solo un contagio in tutti questi vari mesi di pandemia, eccetera, in una sala cinematografica. E la domanda più difficile arriva adesso: secondo te, come mai in Italia, insomma, c'è quasi un accanimento, tra virgolette, nei confronti della cultura? Poi non è così, magari, però la sensazione che si ha è proprio quella. Sì, Tu anche perché poi in pensi che... teatro. In teatro al cinema, prima di tutto, si sta in silenzio, quindi con la mascherina in silenzio, col distanziamento, non c'è proprio modo di contagiarsi. Però io capisco anche che in questa situazione, oggi parliamo in una situazione già grave, quindi capisco l'esigenza, la strategia di non far uscire la gente di casa.
e quindi togliere tutte le occasioni per farci uscire di casa. Lo capisco. Quello che mi rattrista è vedere che anche in questa situazione viene fuori la considerazione che si ha della cultura in genere. La cultura viene considerata un bene secondario, voluttuario, quando invece è un bene necessario. Finché noi non faremo, non torneremo su questi passi, perché noi siamo lo scrigno della cultura del mondo, cioè l'Italia, noi italiani abbiamo ereditato dagli italiani che ci hanno preceduto una eredità di arte che non ha nessuno, non ha uguali al mondo. Quindi che poi noi adesso, gli italiani di oggi, considerano la cultura una cosa così secondaria, di secondo ordine, è il paradosso dei paradossi, non so come dire. Cioè lo potrebbero Sì, pensare in Lituania, adesso mi scusino gli amici lituani, ma voglio dirti, ma l'Italia dovrebbe essere l'ultimo paese in cui la cultura venga considerata una cosa così, che se c'è o non c'è è uguale. Però del resto in tante cose si vede, come viene trattata la cultura in genere, anche a livello di sovvenzioni. Certo che va sovvenzionata la cultura. La cultura non può non essere sovvenzionata. Certo, le sovvenzioni poi bisogna meritarsele. Cioè, nel senso, non bisogna sprecarle e, diciamo, drenarle in altre cose. Cioè, i soldi che ci arrivano per fare spettacoli devono arrivare in palcoscenico. Invece in Italia questa cosa, diciamo, è un discorso un pochino più difficile, complesso, magari lo facciamo un'altra volta, però insomma, tutto ci sono rientra. delle cose da sistemare. Se ci sono delle cose da Sì, sistemare, che non chissà vanno che questa bene. pandemia non ci aiuti a rimettere un attimo in ordine le Speriamo. cose. Io. Perché stavo, mentre preparavo l'intervista, dicevo che fra poco uscirà al cinema e poi mi sono dovuto fermare perché adesso non esce purtroppo al cinema. Un altro film che ti vede protagonista, no? Che è Il giorno e la notte di Sì. Daniele Vittari. Che è un film, tra l'altro, molto attuale. Giusto? Perché insomma il tema è delle persone che devono rimanere in casa perché a Sì. Roma Vabbè, succede l'abbiamo un girato in problema piano chimico. Sì. con le precauzioni che erano obbligatorie. Quindi Daniele ha contattato me, mia moglie, altri attori tipo Vinicio Marchioni, Milena Mancini, e che insomma congiunti per forza, Congiunti. esatto. Poi c'era un assistente che ci lasciava tutta l'attrezzatura fuori dalla porta di casa e noi poi allestivamo il set, e Daniele Vicari e gli altri del cast tecnico ci guidavano per via Zoom. Cioè è stata un'esperienza Pazzesco. meravigliosa, ci siamo divertiti da matti, faticosissima, però veramente una perla miliare. Insomma, rimarrà io e mia moglie Barbara Esposito, che anche lei è un'attrice, ho conosciuto dal piccolo di me, che lei era una studentessa, lei era allieva da scuola di strade, è quella che mi ha donato questa casa che vedete qua dietro. Meravigliosa, con questa vista incredibile. E quindi niente, abbiamo fatto questa esperienza, è stata molto bella e devo dire che è uscito anche un bel film, di cosa che non secondaria, di cui siamo felicissimi. E quello che mi piace di più di Daniele Vicari è proprio questo fatto di non arrendersi mai. Cioè lui ci ha chiamato in pieno lockdown, stavamo appunto a fine marzo. Ragazzi, non dobbiamo fermarci, bisogna fare questo progetto, voi che ne pensate? L'ha scritto insieme a Andrea Cedrola, o Cedrola, oddio, non lo so, mi sembra Cedrola. Sceneggiatore bravissimo, e poi anche noi abbiamo dato una mano alla scrittura, e insomma è stata un'esperienza veramente che rimarrà nella nostra memoria. Speriamo di non rifarla. Non Esatto. vorrà dire che la Va pandemia. bene una volta. Esatto, però è stata una cosa veramente molto, molto particolare. Senti, allora, prima di salutarti, io mi fa piacere fare con te un salto sull'aspetto sportivo, no? Perché ci eravamo visti in studio e tu mi avevi raccontato di questa tua passione per il tennis, no? Perché io ti chiedevo di calcio, ingenuo, e invece vedi Acquaroli che è un grande esperto di tennis. Parlavamo
Però giochi pure tu a tennis, sì, no? Sì, giocavi sì, pure, insomma, sei un tennista. Sì, appassionato. E, non so se sei classificato, adesso non andiamo troppo nei dettagli. No, vabbè, vabbè, ok, amatoriale, amatoriale. Però diciamo che per la tua fascia d'età, se dico, si potesse classificare la passione, sarei classificata. Ok, bellissima risposta. Allora, parlavamo di Fognini, adesso invece è il momento di parlare di Sinner. Direi. Che dici? Che dici? Di Sinner, Stonego, ce ne sono diversi. Questo Lorenzo Musetti che è uscito quest'anno, è straordinario, speriamo mantenga le promesse. Sinner, io spero che non, questa pressione non lo schiacci, non credo, perché veramente quando hanno detto che lui ha le stimmate del campione, è vero. Certo, ha solo 19 anni, speriamo che, ma io credo di sì, perché ha proprio la sicurezza, la solidità, la testa dei fuoriclasse, oltre alla tecnica naturalmente. Ma la tecnica, appunto, Fognini Docet, Fognini è uno giocatore straordinario, però forse ha qualche problema con la testa, con l'autostima, non lo so cosa c'ha, a volte rovina delle partite perfette che poteva vincere tranquillamente e a un certo punto si chiude in una specie di tunnel e non esce, e ne esce poi sconfitto. Invece Sinner sembra avere una solidità che hanno in pochi. Che, insomma, nel tennis la testa è tutto. Eh beh, sì. Quasi tutto. Sei solo con un avversario che mena come un fabbro e tu devi stare lì a capire come batterlo. Insomma. Però la cosa bella di questa nuova leva tennistica che sta venendo fuori in Italia, no? È che addirittura Berrettini sembra oramai un veterano, in realtà pure Berrettini, cioè non è che sono giovanissimo, sì, è vero. Esatto, di anziano, quindi voglio dire, c'è una nuova leva, mancava da tanto tempo in Italia una schiera di tennisti così forti, no? Cioè, Sinner, stiamo parlando di un giocatore che adesso entra nella top 10, entrerà a breve, speriamo, nella top 10, diciamo, quella è la direzione. Sì, Berrettini sì, già si gioca la ATP Finals, quindi, insomma, c'è bella speranza, no? C'è... Tra l'altro veniamo da un'epoca in cui le tenniste sono state straordinarie. È vero. E adesso c'è una flessione in campo femminile, ma sono arrivati i ragazzi. E quindi veniamo comunque da una decina d'anni di grandi affermazioni, grandi successi. La Pennetta, insomma, se vi ricordate la finale dei US Open con tra Vinci e Pennetta, insomma, è stata una cosa meravigliosa, meravigliosa. Con la Schiavone, insomma, ce ne abbiamo avute diverse. Francesca Schiavone, cioè, voglio dire, abbiamo goduto di grandi, grandi performance. Quindi bene. Adesso è il tempo dei maschietti. Bene, bene. Bene, speriamo che tu non debba fare delle impegnati in un set, magari durante la finale di un torneo del Grande Slam con Sinner, sennò sarebbe un problema. Non so se poi sì, tu sì, mi do malato. No, no, ma te sei malato, perché ci sono degli attori che si stanno malati ogni tanto. Francesca, io ti ringrazio di essere stato nostro ospite. Complimenti per l'appartamento, veramente bello. Veramente. Complimenti a tua moglie, e quindi niente, ci vediamo prossimamente, speriamo dal vivo. Va bene, okay. Davvero, grazie, speriamo. Mille ciao, grazie a te, grazie, ciao ciao.